Allora, match clou dell'eccellenza girone A, il Roselle batte la Seravezza in questa, a nostro avviso, bellissima partita, e una vittoria per il Roselle che la porta a 4 punti in questo campionato. Mister, qual è la sua disamina di questa gara? Ha detto già ai suoi colleghi, è stata una partita dove nella prima mezz'ora la mia squadra secondo me si è espressa discretamente, abbiamo avuto qualche situazione non finalizzata come doveva essere finalizzata, però secondo me siamo due squadre, sia noi che Roselle, molto attrezzate, anche se magari Roselle non l'ha mai detto, non ha mai fatto proclami di primato, però una società come questa che viene dalla terza categoria in 4 anni arriva in eccellenza e secondo me è molto attrezzata per vincere il campionato, purché magari nessuno lo dica, ma io siccome penso di vederci, e secondo me questa è una squadra tosta, una squadra quadrata, una squadra che non prende mai gol e in questo momento credo che sarà un bel duello fino alla fine. Siamo indietro di 4 punti, però sono convinto che alla fine arriviamo primi noi. Bene, e dicevo questo, il Roselle ha il miglior attacco, la miglior difesa, è una matricola di questo campionato, perché quest'anno è stata una neopromossa. Il Seravezza è una fortissima squadra perché ho visto che ha giocato molto bene, anche se oggi vi mancava qualche pezzo da 90. Vabbè, ma noi tanto non si piange su quelli che mancano, perché siamo una rosa competitiva, prendiamo la sconfitta, accettiamo il verdetto del campo, perché io sono abituato a lottare fino all'ultimo, però anche a riconoscere i meriti dell'avversario. Però siamo a 16 partite alla fine, Campionato è lungo. dove noi ora abbiamo 2 partite in casa, Roselle 2 partite in trasferta. Se poi Roselle vince tutte le partite, in fondo quando vengono là, si fa la festa anche noi, gli si dice complimenti, come è giusto Amina, che ma sia. questo sportivamente parlando è così. Il gioco Certo, del calcio è fatto in però questo modo. sarà bella. Lo so che sarà bella. È un campionato, secondo me, che si deciderà nel girone di ritorno. Questo quasi tutti i campionati si decidono nel girone di ritorno, però ripeto, io ho visto una partita dove noi è già 2 volte che veniamo qua, in questo campo sportivo qua, dove sicuramente la squadra di casa ci sa giocare meglio che noi. Vediamo alla lunga se poi, come ho detto, se Roselle non subisce mai gol e vince tutte le partite, complimenti a Onore al Roselle merito, e direi. noi ci accontentiamo, prenderemo il secondo posto, però come vi ho detto prima, E da renderemo lottare. cara la pelle. Allora, in bocca al lupo alla Seravezza per questo campionato, perché, ripeto, faccio i complimenti, è una ottima squadra e può puntare a vincere anche il campionato, Ci secondo proveremo. me. Bene, in Grazie, bocca al lupo, buonasera. bocca al lupo. Buonasera.